sono troppo tranquillo qui, sono troppo tranquillo. Io sì, perché quindi la prima è che con la macchina qui non può bevere niente, no niente, io papà è molto pericoloso. E dopo che qui, vivendo con la famiglia, io non posso fare molte stupidezze, devo avere una buona attitudine, devo arrivare bene a casa, quindi non posso arrivare alle 5 la mattina con... Vabbè, te prenderai la Quindi... rivincita a Barcellona. Sì, o adesso nel capodanno a New York, Ah, vabbè, a a New York, tope. certo, a Capodanno. Vabbè. Sì. Ma vabbè, buon Natale Ah, anche buon per voi. Natale! Ciao, tanti auguri! Tanti auguri! Ciao, tanti Ciao, un auguri, tanti abbraccione, auguri. ciao Albert. Ciao, un abbraccio, Ciao. ciao. Bene, andiamo nella pausa? Sei Andiamo pronto? nella pausa. Sentiamo Giuseppe De Serio che ci voleva salutare e ci ha mandato un audio e poi sentiamo il gol del Leo dello scorso anno e prendiamo gli altri Vabbè, ospiti. ti aggiorno, mancano tre Aggiorna. minuti per finire Spagnol Atletico di Madrid, sempre 0-0. Ah no, gol Ah, marcata dell'Espagnol! Espanyol, puta madre mierda, Gol l'Osterico! dell'Espagnol! Gol dell'Espagnol 1-0. Così che è cambiata la partita all'ultimo, quasi agli ultimi minuti. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, andiamo alla pausa? Andiamo, andiamo. Dai, su. Ciao amici, ciao a tutti i nostri ascoltatori di Radio Barça Italia. Che dire ragazzi, domani è una partita molto molto importante, una partita sentitissima e come forse qualcuno di voi avrà avuto modo di leggere il bellissimo post di Francesco sulla pagina della Peña, insomma una partita davvero davvero sentita dai tifosi Blaugrana e il classico non è una partita qualunque e non deve essere giocata come una partita qualunque, una partita dove ci vuole cuore, sacrificio e tanta tanta determinazione perché il Madrid è sempre il Madrid. Non è magari la squadra dell'anno scorso, molto più costante nei risultati. Però è una squadra che fa sempre paura, può fare male e ha vinto comunque il mondiale per club, quindi sono giocatori galvanizzati, hanno recuperato giocatori importanti, tra cui Bale. Quindi insomma è una partita molto importante, questa molto delicata, che potrebbe sancire forse un distacco netto, ancora più netto questa volta con il Real Madrid. Per cui dobbiamo essere tutti uniti, dobbiamo essere pronti a sostenere la nostra squadra e a darci dentro fino alla fine. Non dobbiamo lasciare nulla al Madrid, dobbiamo andarci a prendere tutto ciò che è nostro, e cioè la vittoria. Bene, ragazzi, io colgo anche l'occasione per fare un grande augurio di buon Natale, di buone feste a voi ascoltatori. E a Max, ad Alberto, a Stefano, Francesco, Fabio, Flavio, a tutto il nostro staff di Radio Barça Italia, della Peña Blaugrana Roma. Insomma, noi ci sentiremo comunque sulle nostre pagine, saremo sempre attivi e sui gruppi. Un grande saluto a tutti, visca Barça e buon Natale a tutti quanti, buone feste, a Bueno, presto! però no ha estat així. James ha fet el gol de l'empat. Ara la té Sergi Roberto, que surt amb una conducció interessant. Sergi Roberto també supera Marcelo. Sergi Roberto al sac central, dóna-la. Sergi Roberto amb André. André a la frontal de l'àrea, continua André. André la posa per Alba. Alba la posa per Messi, el xuta Messi, gol! Perquè ha aparegut el petitó, i a Lliga perquè ha aparegut el petitó, i a Lliga perquè ha aparegut el millor, i a Lliga perquè ha aparegut el Déu, i a Lliga, i a Lliga, i a Lliga, i a Lliga, i a Lliga.
I Messi ensenya la samarreta del Barça al Bernabéu. I Messi ensenya el seu nom amb el 10 i li diu al Bernabéu: Lionel de nom, Messi de cognom, el dorsal és el 10 i sóc el millor. Conducció colossal de Sergi Roberto, passada per André. André veu com es desdobla Jordi Alba. Jordi Alba enrere per Messi i la rosqueta amb l'esquerra del millor, de Lionel Messi, del 10. S'ha acabat el clàssic al Bernabéu. Ha guanyat el Barça, ha guanyat el Barça, ha guanyat el Barça in extremis. En l'últim instant, quan semblava que la Lliga s'havia acabat, quan semblava que el Madrid sortiria del Bernabéu amb un empat d'or, ha aparegut l'esquerra màgica, ha aparegut el 10, ha aparegut Lionel. Gol del Barça, gol del millor de tots. El Bernabéu enfonsat, els jugadors de Zinedine Zidane no s'ho creuen. Eufòria a la plantilla del Barça i a Lliga. El Barça està viu. Genio de la lámpara, salí, la reputa madre que te parió, dale, vamos, salí. Who wishes my command? Eccoci, siamo di nuovo siamo rientrati. Siamo tornati e ci abbiamo diretta. Un gran amico. Esattamente, qui su Radio Roma Futura.it, questa è Radio Barça Italia, l'unica trasmissione in lingua italiana e parla del football club Barcellona, creata, prodotta e condotta alla Vigna Bavaria di Roma e fan club ufficiale del Barça, per Roma e Centro-Sud Italia. Allora, direttamente da Barcellona, Repubblica di Catalogna, abbiamo Joaquín Canals. Buonanotte, Joaquín. Ciao Giacchino. Buonanotte Massimiliano, come stai? Lo puoi fare più veloce questa introduzione? Lo puoi fare più, ancora più veloce? No, noi non ci abbiamo la bombola d'ossigeno. Allora Joaquín. Buenas noches Alberto, buenas noches. Buenas noches Joaquín. Allora Joaquín, domani con te insomma, parliamo anche di tanti altri argomenti, tra cui quello un po' dell'attualità politica, insomma di società, di vita, che sta accadendo in Catalogna, visto che ieri ci sono state le elezioni della Generalitat per il Parlamento di Catalogna, che insomma ha visto la vittoria di un partito unionista come Ciutadanos, però la vittoria a livello di seggi per la maggioranza assoluta da parte dei tre partiti repubblicani e indipendentisti. Allora, però, prima di parlare di quello, volevo parlare del classico, del derby tra Madrid e Barça. Domani, orario abbastanza difficile, alle 13, all'una della, all'una della tarde, e tanto dove la vedremo uguale. Esatto, dove vinceremo uguale. Vinceremo uguale. Dove vedrai la partita? E che partita ti aspetti? Se un pareggio va bene anche, non dobbiamo vincere per forza. Ancora non lo so dove vedrò dove guarderò la partita. Sono con un amico nostro italiano, con Mauro Morganti. Tu forse non lo conosci, no, però no. Mi hai detto che arriverà a Barcellona domani. E con un altro amico nostro della Peña di Roma, che è Ignacio Aragüés, che verrà anche con noi. Sì. Saremo in quattro perché Mauro Morganti porta un amico suo, mm-hmm. un amico di Torino. E saremo noi in quattro, ma ancora non lo so dove portarli a loro, perché forse sicuramente al quartiere di Las Corts. Sì. Che è il quartiere più barcellonista che esiste a Barcellona. Sì. Sono tutti barcellonista, però per il quartiere dove si situa lo stadio, però il quartiere più vicino a casa mia. Sì. E forse andremo a un ristorante tipico, non lo so, un ristorante più moderno, un ristorante più vecchio, ancora devo deciderlo. Mm.
Ok. E che ti aspetti però da questa partita? E va bene anche il pareggio al Barça? Sì, sì, va bene il pareggio. Ovviamente noi siamo i leader, in classifica. E ovviamente il pareggio va bene, il pareggio sarebbe un ottimo risultato. Ovviamente il meglio risultato sarebbe vincere, però non lo so se fosse possibile senza un Titi, senza tanti altri che abbiamo per infortuni. Sarà difficile avere un risultato di vincitore, però se c'è Pierluigi Pratesi di là, sicuro che vinciamo. Perché ho visto su Facebook che era Pierluigi Pratesi e ho detto oh basta, già sta, già vinciamo sicuro. Se Pierluigi Pratesi c'è di là, vinciamo sicuro. È un ragazzo fortunato, perché nel suo primo classico, un ragazzo molto fortunato, al Bernabeu ha visto vincere il Barça, quindi insomma non era non è dobbiamo pagare il biglietto ogni anno, ogni anno dobbiamo pagare il biglietto di chiedere a Bartomeu e dirgli: Bartomeu, paga il biglietto ogni anno di Pierluigi Pratesi. è vero. Senti, secondo te quale sarà domani la cosa che il Barça deve stare più attento del Madrid, e invece la cosa che deve colpire il punto più debole del Real Madrid? Io penso che il punto più forte è il centrocampo del Madrid, con Casemiro, Kroos, Modric, Isco. Ha un centrocampo realmente di favola, un centrocampo fantastico. Invece io penso che il punto debole quest'anno del Madrid sono gli attaccanti, perché né Cristiano, né Benzema, né tutti gli altri, né Bale stanno facendo una buona stagione. Io penso che il punto forte è il centrocampo, il punto debole è l'attacco. Secondo me. Sì. Senti, e invece per quanto riguarda il protagonista di domani, secondo te sarà sicuramente Leo Messi, oppure ci sarà qualcuno? Sicuro. E Xavi dice che Messi è la croce del Real Madrid. Beh, sì, in effetti è vero, In effetti. Io tengo una frase favorita per definire il Bernabéu, che lo ha detto tempo fa, 2, 3, 4 anni fa, lo ha detto Mario Balotelli. Sì. Che il Barça ha due stadi. Sì. Uno stadio per giocare, che è il Camp Nou, uno stadio per allenarsi, che è il Bernabéu. Sì. È vero, e facciamo questi ultimi anni. Mi sembra la definizione più accurata del stadio del Bernabéu, che è lo stadio per allenarsi a Barcellona. Per l'allenamento del Barça. Senti, Joaquin, il clima a Barcellona com'è? È vero che si stava e si sta ancora pensando ad altro, ma si è entrati un po' nel clima del classico? Io penso di no, il clima a Barcellona è tanto un clima un po', l'aria è un po', come direi io, un po' diversa, un po' distraída, come si dice distraída, sì, in italiano? Distratta, un po' distratta, perché siamo leader con 6 punti di vantaggio e la gente non pensa in Liga, non pensa in Champions. È come se il Barcellona fosse in secondo piano, sai quando tu usi il Windows che tu metti un programma in secondo piano e metti un altro in primo piano per lavorare, sì, e tu lasci quello del secondo piano, lascia lavorare in secondo piano. Caduta la linea. Questo Joaquin sempre si inciampa e cade da qualche parte. Lo stiamo riprendendo, sì. Intanto già eccoci, è caduta la linea. Ma ti inciampi sempre, Joaquin. Si è fermata la linea? Sì. Io stavo parlando solo. Stavo parlando di Windows. Esattamente. Parlando di Windows. Solo, esattamente. Sì.
Vabbè, siamo in onda? Sì, siamo in onda. Puoi continuare a parlare di Windows. Ah,